Enjoy people, io sono Irene e oggi sono qua con un microfono fantastico che non so se lo vedete, mi sento molto... Buongiorno, benvenuti a TG5. Mi sento troppo una presentatrice di un programma, quindi fantastico. E comunque, prima di iniziare il video volevo salutare mia zia perché mi ha fatto un regalo, cioè mi ha fatto due regali e quindi mi ha chiesto di salutarla, io la saluto molto volentieri, quindi ciao zia, ti mando un grandissimo bacio. Allora, oggi sono qua con un video un po' diverso dal solito, sto parlando troppo veloce, ovvero sono qua per raccontarvi due avventure, come dire, fatte con due mie amiche, in cui pensavamo di morire, pensavamo di essere tipo prese, pensavamo, non lo so cosa pensavamo, pensavamo di essere uccise dai nostri genitori, non lo so, comunque sono state due avventure un po' divertenti anche, quindi sono qua per raccontarvele. Niente, io direi di incominciare subito con il video. La prima giornata che vi voglio raccontare è stata un po' di tempo fa. Io e Rihanna dovevamo andare a prendere un regalo per una nostra amica e dovevamo prendere un pullman che parte dal nostro paese e che va fino a Corso Stati Uniti, ma noi dovevamo fermarci all'Iper di Benasco. Bene, allora prendiamo il pullman. Né io né lei avevamo mai preso un pullman per una distanza così lunga, diciamo. E comunque era la prima volta che prendevamo il pullman. Allora prendiamo il suo pullman. A un certo punto, vabbè, passa il tempo. A un certo punto vediamo lì per scomparire dietro di noi. E Arianna fa: ma non è che forse dovevamo fermarci prima? E allora panico totale, aspettiamo la fermata. Non so quante fermate abbiamo aspettato prima di scendere, non me lo ricordo. Penso un paio perché era abbastanza distante da dove ci siamo fermati. Comunque, allora, siamo scesi dal pullman e dove ci ha mollato il pullman? In autostrada. Non dico chi sembravamo, cosa sembravamo, perché sto zitta, cioè meglio non dirla. E comunque siamo scese dal suo pullman e ci siamo fatti 10 minuti, un quarto d'ora di camminata su una specie di marciapiede largo un metro, dove a fianco c'era l'autostrada. E a un certo punto siamo passati sotto una specie di tunnel, ponte, dove sotto c'erano i siringomani, cioè non c'erano loro, però c'erano le siringhe e la cosa era abbastanza inquietante. E a un certo punto dovevamo svoltare sotto un'altra specie di galleria, non so, ponte, e tipo avevamo paura di incontrare qualcuno perché c'era il rimbombo delle voci, sentivi le voci e facevamo una paura. Poi ovviamente non c'era nessuno, c'erano due vecchietti che camminavano, era un posto abbastanza tranquillo, ma noi non lo sapevamo e quindi pensavamo di fare una brutta fine. E alla fine Arianna voleva provare per non passare sotto questo tunnel, diciamo ponte, non voleva passarci, allora voleva andare tipo sul lato dell'autostrada. Poi io l'ho fermata perché ho detto: no Arianna, qua ti schiacciano, qua pensano altro, andiamo sotto il ponte, al massimo moriamo, però almeno non veniamo schiacciate da una macchina. E alla fine siamo andate all'Iper di Benasco, ce l'abbiamo fatta, sane e salve. E quella è stata una giornata tipo Maina Gioia. Adesso non ricordo tutte le cose che sono successe da Maina Gioia. Comunque mi ricordo soltanto che io facevo figure di una dietro l'altra, mi scappava la pipì in una maniera impressionante. Avevo finito i soldi. A un certo punto abbiamo deciso di andare a mangiare da Sushiko, dove c'erano i camerieri che ci guardavano. Pensavamo che ci stuprassero, era davvero inquietante perché ci fissavano, pensavamo che ci avessero messo della droga dentro il sushi, non lo so. E comunque siamo usciti da Sushiko e poi abbiamo avuto la geniale idea di andare a vedere un film grande, non fatelo mai. E siamo andati a vedere La Grande Scommessa perché non c'era nient'altro da vedere. Allora io, vedendo che era un film drammatico, ho detto: wow, magari c'è una storia d'amore, non lo so. Parlava del crollo della borsa di Wall Street, una cosa di economia dove la stanza, cioè la sala, era piena di sessantenni. Era una cosa davvero un po' strana perché eravamo gli unici quindicenni a guardare quel film. E tipo vedevi che tutti ridevano le battute. E io e Arianna l'unica cosa che abbiamo capito era che c'era H&M a Wall Street e che uno aveva tipo il cancro là sotto. E sì, devo dire che è stata una giornata abbastanza strana perché poi alla fine siamo tornate a casa sane e salve. Invece l'altra giornata che vi voglio raccontare è quella di ieri, che è stata non mai una gioia, però comunque abbastanza preoccupante, che ti fa venire ansia, perché allora adesso vi racconto. Dovevamo andare io, Arianna, sempre ovunque, Arianna ovunque, e Elisa, la mia migliore amica, a Torino, e quindi dovevamo prendere il treno da Avigliana fino a Porta Nuova. Ok, l'andata niente, nessun problema, perché comunque Porta Nuova è il capolinea, cioè ci sono andata un sacco di volte fino a Porta Nuova e quindi riconoscevo la stazione gigantesca. E comunque, e poi è successo che durante questa giornata fantastica stavamo camminando, stavamo facendo le nostre cose, prendere un regalo, così così, e a un certo punto mi viene un mal di pancia della Madonna. Vedevi me in Piazza Castello tipo piegarmi, non ce la facevo più dal male, e alla fine ho detto a Lisa, gli ho dato gli ultimi soldi che avevo, gli ho detto: Lisa, vammi a prendere un momento in farmacia. E lei tipo
ha cercato una farmacia per via Garibaldi, mi sembra, via Roma, non mi ricordo. E comunque alla fine è tornata a 6,45 euro. Avevo speso tutti i miei soldi così, perché poi ho dovuto prendermi un gelato e poi un altro gelato, perché Arianna ha avuto la magica idea di dire: oh, che figo, c'è Grom, un gelato buono, la gelateria è buona, andiamo a prendere il gelato lì, figo, no? Cioè sì, fighissimo. Arriviamo da Grom, prendiamo il frappè, comunque il gelato, e ci rendiamo conto, e Arianna si rende conto, che mancavano 10 minuti e partiva il treno. Panico totale, la signora che non riusciva a mettere il coperchio al bicchiere di Arianna del frappè, quindi a un certo punto le ho detto: no, guardi, scusi, stiamo perdendo il treno, non cerchi di mettergli il tappo, corriamo col frappè in mano senza coperchio, va benissimo. Allora vedo che Arianna che correva da Grom fino a Porta Nuova, che comunque era abbastanza vicino, però comunque dovevamo timbrare il biglietto, dovevamo salire sul treno, dovevamo vedere il binario, comunque c'era ancora un po' di cose da fare, poi ansia. E quindi arriviamo, guardiamo il binario, non c'era neanche il binario, treno in ritardo, Dio grazie ci ha aiutato, perché sennò poi non avevamo neanche i soldi per prendere un altro treno. E vabbè, saliamo sul treno e abbiamo deciso di giocare alla Whisper Challenge. Non giocate mai alla Whisper Challenge in treno, perché va a finire che perdete la vostra fermata, perché eravamo tutte tranquille, tutte allegre, tutte che ridevamo a ripetere frasi molto strane, e ci siamo rese conto che a un certo punto Arianna guarda fuori e vede: Irene, perché abbiamo appena passato il cartello a Vigliana? E io tranquilla le dico: ma sì, ma stai tranquilla, perché stiamo per arrivare a Vigliana, ecco perché c'è il cartello, non perché l'abbiamo passato. Sì sì, certo. A un certo punto ci rendiamo veramente conto che stavamo andando a Sant'Ambrogio, cioè la fermata dopo. Panico totale, una mamma che praticamente era arrabbiatissima perché eravamo distratti, irresponsabili, cose così, e c'aveva ragione. Io che avevo pure che mio padre mi uccidesse, invece i genitori di Arianna niente, perché non rispondevano al telefono, poi non so come è finita la cosa per lei. Comunque, alla fine scendiamo alla fermata successiva e cerchiamo disperati, con gli ultimi soldi che avevamo, di prendere un biglietto alla biglietteria, tanto una fermata costava un euro e qualcosa, quindi nessun problema. Biglietteria chiusa, ok, fuori una macchinetta che funzionava solo con le carte, e mentre noi stavamo pagando è venuto un tipo un po' inquietante, che spero che non guarderà mai questo video, a dirci che prendeva solo le carte, che non potevamo fare il biglietto con quello. Allora noi, io che so, già per piangere. A un certo punto arriva un altro ragazzo molto figo, devo dire, che ci ha detto che comunque, come lui è salito e sceso, non c'era il controllore, di non pagare il biglietto, che tanto il controllore non c'era. Ok, e noi abbiamo detto sì, va bene, abbiamo salutato sì due. Poi intanto siamo passati sotto passaggio dei binari, siamo risaliti, ci siamo ritrovati il nuovo tipo inquietante di prima. Così, e noi: oh mio Dio, adesso questo ci stupra, non lo so. Comunque no, alla fine era buono, perché cioè, non ha fatto niente, voleva soltanto darci una mano. E alla fine però comunque noi siamo andati un po' più avanti, dove c'era una ragazza o un ragazzo. Alla fine vediamo appunto una ragazza che ci dice: se dovete fare il biglietto venite con me, che c'è il controllore, non vi preoccupate, anche io devo farlo, perché Sant'Ambrogio è un posto strano, ce ne eravamo accorti, grazie, tipi strani, ce ne eravamo accorti che ci sono dei tipi strani qua. E quindi alla fine siamo salite, il controllore che ci diceva: mannaggia voi, perché praticamente avevamo perso una fermata, e ci ha detto che se gli avessimo detto prima che avevamo fatto tutto sto casino, non ci avrebbe fatto pagare il biglietto per una fermata. Comunque alla fine abbiamo fatto il biglietto, per scendere stavamo per rompere la porta, perché avevamo pure che tu non ripartisse. E quindi alla fine siamo scesi e la cosa si è risolta, perché mio padre non mi ha detto niente. Comunque mia mamma si è messa a ridere, meno male, pensavo già che mi uccidesse. E poi alla fine nessuno dei genitori si è arrabbiato più di tanto, meno male, perché comunque è stata davvero un'esperienza davvero strana. E credo che non giocherò mai più la Whisper Challenge, neanche in casa, ma neanche in treno soprattutto. E quindi è stata un'esperienza davvero, oh mio Dio, comunque ansia totale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio, vi lascio il mio social network qua sotto, qua e anche qua, che sono Ask, Snapchat, Instagram, Facebook, mi raccomando seguitemi su Instagram, che mi chiamo Irene Venturini con voi. E niente, io vi mando ancora un... aiuto, filo del microfono, vi mando ancora un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!